Buonasera, buonasera amici di RTV Channel e bentrovati da parte di Admiral Nelson in un nuovo episodio della nostra serie con Victoria 2, Regno d'Italia e speriamo che le cose vadano meglio. Nello scorso episodio avevamo fatto una guerra interessante contro il mondo praticamente, poi la Germania ci ha dichiarato guerra a nostra volta a causa dell'infamia. Fatto la pace offscreen, l'umiliazione, quindi ciao Kira, l'umiliazione almeno non l'ho presa troppo forte, diciamo, e quindi posso in qualche modo inventarmi qualcosa. L'importante è che comunque sono riuscito a non prendermi l'altro casus belli, quindi adesso riorganizzeremo i nostri eserciti e poi ci pensiamo. Dobbiamo abbassare l'infamia. Ciao simpatico crociato del vicinato. E per farlo dobbiamo rilasciare le nazioni. Direi di rilasciare Parma, come abbiamo già visto. Certo, è un po' un problema Parma. Qua rilasciamo 140 province, Trieste no. A questo punto rilascerei Loman. E andiamo a 28 e rilascerei Parma, come ci hanno già detto, e vediamo cosa succede. Allora, abbiamo rilasciato due mazioni, la nostra infamia è finita al 23-12 e speriamo bene. Speriamo bene. Ovviamente siamo diventati secondi in prestigio perché abbiamo perso 200 punti, se non erro, 150, una cosa del genere. Possiamo mandare avanti il tempo. Purtroppo non ci possiamo alleare con nessuno. E c'è un problema, perché abbiamo l'infamia alta e non siamo alleati di nessuno. È finita anche la guerra dello United Kingdom, che ha acquisito diverse cose. Riportiamo il flottino a casa. Poi dobbiamo, come ho già detto, riorganizzare l'esercito. Mamma mia, comunque ho preso tantissime botte. La Spagna ci offre l'alleanza, ce la prendiamo. Adesso direi di unire tutto quanto e poi disunire ancora una volta. 5-7-5. Ciao conquistatore. Sì, ci vuole un po'. Allora, cominciamo subito a fare nuovi eserciti. Allora direi 5 art, 2, 3, 4, 5 art, 2 ingegneri e 7 fanterie, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendiamo l'ottava armata e la spostiamo a Ravenna. E poi faremo così. No, 7 arte, ho sbagliato. 5 arte, va bene. I piani adesso. Mi devo riorganizzare purtroppo. Perché sennò è un bel macello. Dobbiamo mettere anche della gab. Mi devo riorganizzare Kira perché altrimenti è un problema. E bisogna inventarci qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5 arte. 2 ingegneri. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 fanti. Dicevo, bisogna riorganizzarci perché altrimenti diventa un grosso problema. A questo punto punterei fuori dall'Europa. Non avendo alleanze in Europa, potrei puntare gli ottomani. Il problema è sempre l'infamia alta. Ciao Filippo, ciao Boismunds. E con l'infamia alta, purtroppo, è un grosso problema. Allora, qui ho altri 57.000 uomini. Qua ho fatto. Vabbè, qua ci bisogna riprenderci un attimo. Ho fatto un 6-7. Devo fare un 7-5. Un 7-2-7. Ok, ci siamo. Facciamo un altro po' di roba. È una fase un po' così, ma la devo fare perché altrimenti. 2, 3, 4, 5 art. 2 genieri. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 fanti. Prendiamo la quinta armata. E a questo punto io direi di andarla a spostare verso il confine. Quindi ad Avignone, a Chambéry. E poi vediamo dalle altre parti. Poi riorganizzo. Adesso aspetto che le
la questione si sistemi un po'. L'armata coloniale sta bene come sta. Ma non me la danno l'alleanza perché ho l'infamia troppo alta, purtroppo. Poi non ho punti diplomatici. Non ci sono guerre in corso. Ottimo. Guadagno almeno quello. Oh, gli Stati Uniti. A questo punto io me la prendo l'alleanza con gli States. Serve a poco, ragazzi, però un'alleanza non fa mai male. Il Kaiser è un laido del... Prendiamo un po' di prestigio. Il Kaiser era un laido, sì. 3, 4, 5 art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fanterie e un ingegnere. Fatto un altro esercito, lo portiamo a Venezia. La Svizzera ci offre l'alleanza, ce la riprendiamo. La pace della Germania l'ho fatto. E ciao Angelo. E offscreen praticamente è stata una pace un po' così. Mi sono preso l'humiliation. E chi si è visto, insomma. 3, 4, 5. Un ingegnere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, bene o male i nostri eserciti adesso ci sono. E aspettiamo di finire i reclutamenti. E poi facciamo cosa? Allora, perdiamo un po' di soldi, aumentiamo le tariffe, ma un po', aumentiamo un po' di tasse, portiamo il mantenimento navale al minimo, l'esercito sta al minimo, il military spending lo abbassiamo un po', ritorniamo un po' inattivi, ragazzi. No, niente, la Germania c'aveva il casus belli dell'umiliazione alla Cina e me l'hanno accettato. Quindi alla fine non ho ceduto niente, fortunatamente c'avevo l'umiliazione e me la sono presa. Sono passato secondo e quindi ho perso anche un posto nelle Great Power. Se non ero secondo, adesso sono terzo. Bene, arriva una crisi internazionale, cosa malvagia. Allora, vediamo un po' le sfere di influenza, ragazzi, perché sono importanti. Ok, Tunisi. E Parma anche mi interessa particolarmente. Mettiamo un punto priori. Ciao Angelo, ciao Matteo Felix, ciao Nick, si sopravvive. Proprio si sopravvive. Gli ottomani mi chiedono di... Allora, vediamo questa crisi. Perché sono io in crisi? Direi di supportare gli ottomani a questo punto. No, aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Finiamo i reclutamenti che stiamo facendo, riapriamo le nostre fabbriche che sono chiuse e i sussidi li abbiamo dati a chi serve. Anche la Grecia ce lo chiede, ma... Ma io direi di supportare la Grecia, va. Supportiamo la Grecia. In caso andiamo... Supportiamo la Grecia che si prende la Macedonia, grazie al nostro impegno. E bene, 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 bene. Il gas adesso lo prendo. Prendo il Military Logistic e poi prendo... quell'altro e via. Allora, gli eserciti sono pronti. Questi chi sono? I Moldavi, vabbè. Il prossimo è Military Directionism che ci dà la gas attack e gas defense. E poi Aeronautica che ci interessa particolarmente. Anche Heavy Armament, eh? Quindi penso che quando posso faccio Heavy Armament. Vediamo, Abu Dhabi ci chiede l'alleanza, la accettiamo. Abbiamo un punto diplomatico, due punti adesso. Bene. Vediamo se qualcuno mi dà l'alleanza. Ah, la Germania mi dà l'alleanza. Ah, vai, perfetto. Se la Germania mi dà l'alleanza,
Il Regno Unito non me la dà, però posso incrementare le relazioni appena possibile. Siamo ritornati alleati con la Germania, lo so, è una brutta cosa. È una brutta cosa. L'annessione dei vassalli funziona che praticamente tra un po' probabilmente verranno riannessi per una questione culturale da soli, semplicemente. Allora, pure l'Istria, la Slovenia, scusate, c'ha un punto, nessuno sta facendo niente. A posto. La Slovenia probabilmente non rientrerà. Non ho perso territori, attenzione. Non ho perso territori. Voglio abbassare questa infamia, tantissima. Non mi ricordo come si è abbassato automaticamente, quindi qualcosa mi devo inventare. Popolazione in continua crescita, decisioni non le posso prendere. Major Discovery, oh, ci sta. Vediamo se c'è qualche fabbrica. Ovviamente non ho petrolio, come al solito. Devo andarmela a prendere dagli ottomani. Non ho neanche il casus belli con gli ottomani, ovviamente. Ah, incrementiamo le relazioni. Magari riusciamo a allearci con l'United Kingdom e fare un fronte antifrancese con la Germania e il Regno Unito. E bisogna arrivare a Gerusalemme, ragazzi. Ricordiamocelo questo che è importante. Arrivare a Gerusalemme è fondamentale. Che casa. Ah, i ribelli a Parma. Sono. Sono garibaldini, forse. Ah, diciamo, bisogna reclutare un po' di dragoni. Di ustari, scusate. O di dragoni. Fammi vedere. Ok, un po' di. Uno. No, in Africa che cosa sto facendo? In Europa. No, no, le live di Victoria, ragazzi, sono seguite. È un bel gioco. Anzi, io volevo chiedervi, dato che questa live probabilmente durerà altri 2 o 3 episodi, con tutta probabilità. Devo rompere con gli USA per allearmi con il Regno Unito? Sì, però aspetto che il Regno Unito mi dà l'alleanza. Dicevo, la prossima live di Victoria 2, se la volete ovviamente, ragazzi, come? Chi preferite? Il problema è che gli ottomani sono alleati di nazioni della minchia. Vediamo quanta infamia prendo se faccio Justify. Non ho i punti diplomatici, eh. Non accettano. Servono punti diplomatici. Eccola qua, la petizione. Vedete, ho liberato Parma e l'ho ripresa. È automatica la cosa. Quindi a questo punto io libererei Lucca, Modena e probabilmente mi rientrano da sole. Ce la rischiamo, insomma, un po'. E abbassiamo l'infamia a 12, con cui possiamo fare la guerra agli ottomani. Vabbè, la Germania no, volevo prendere una nazione extraeuropea, ragazzi, e portarla alle Great Power. Semplicemente. Italia che va in America e in Asia. Potrebbe andarci anche adesso in America e in Asia l'Italia, volendo. Ci devo pensare, devo attaccare questi ottomani. Appena ho i punti diplomatici per farlo. Ne ho uno adesso. Anche perché sto priorizzando parecchio. Per esempio, la Spagna. Possiamo abbassare. Possiamo abbassare l'Egitto, che nessuno gliene frega niente. E la Slovenia. Ok. La Svizzera pure, tranquillamente, tranquillo. Ciao Bilbo. La Russia è interessante, sì, ma il Giappone penso che sia ancora più interessante, ragazzuoli. Allora, a questo punto io riporterei queste unità in patria. Qui abbiamo un 6-6 che mi sta bene. Let's do Inherit Modena. Modena l'abbiamo ripresa. E va bene, dai, ragazzi. Se va così la questione è facile, abbassare l'infamia. Ciao Alex, ho liberato delle nazioni in Italia per abbassare l'infamia. Adesso piano piano si riannettono da sole tranquillamente. Quindi
pochi problemi. La Slovenia ovviamente non si riannetterà, ma Modena, Lucca e Parma lo faranno. Spero anche Lucca. Facciamo l'alleanza. Non ho progetti, quindi espandiamo qualche fabbrica interessante come questa. Ok, prendiamo militanza. Poi espandiamo questa di tessili in Puglia. Questa è chiusa, la riapriamo. In Toscana che c'è? Manca petrolio qua purtroppo. Al solito si stanno espandendo. In Emilia, in Emilia, in Emilia, in Emilia. In Campania, in Piemonte che c'è di interessante? Vabbè, si stanno già espandendo da sole molte fabbriche, quindi alla fine non è un grosso problema. Ho liberato tutto io, queste Tunisia, Slovenia, le ho liberate per abbassare l'infamia. Semplicemente. Il Messico anche potrebbe essere interessante, in effetti, devo essere sincero. Magari se le carri, ok. Il Messico anche potrebbe essere interessante. Ma dai, ho liberato queste che adesso dovrebbero tornare. Ciao Zanche. Grande Zanche. Adesso dovrebbero tornare da sole. Stiamo guadagnando, abbiamo un barcone di soldi. Vediamo se questi mi danno l'alleanza. No. Incrementiamo le relazioni e andiamo a 64 con lo United Kingdom. Esatto, Roman Victor, il Zank era l'unicorno selvaggio. Strano che... Ok, ciao Nick, e non perdere. Purtroppo quando è così le questioni sono difficili da organizzare. Quando ti attaccano la Germania con il gas... Non è che ti puoi inventare granché, ragazzi. San Francisco Earthquake. Terremoto a San Francisco. Ok, scusate, misclick. Eh sì, è abbastanza gaming il sistema. Modena, per esempio, ancora non è... Lucca non è tornata alla madrepatria. Facciamo un punto prioritario. Oh, guadagniamo prestigio e torniamo primi in prestigio, ragazzi. Ottimo. Queste fabbriche che chiudono, nonostante i sussidi, non mi piacciono. Facciamo un po' di... Alziamo il military spending. Niente, devo andare contro gli ottomani, non c'è niente da fare. Ma adesso vediamo quanto Electric Gear, radio e telefoni, va bene, ci sta. Sì, dovete sentire il Dick per maggiori informazioni perché ancora non abbiamo parlato del roleplay, quindi infamia, too many aliens e reclutanza, maledetti recluti. L'importante è che siamo tornati alleati con la Germania alla fine, ragazzi, perché questo mi interessava più particolarmente. Adesso possiamo anche guerreggiare con... Perché non posso fare il Justify contro gli ottomani? Boh, vabbè. Sì, stasera c'è la Cold War, come al solito, ragazzi, quindi non mancate. Non mancate alla Cold War, ci saranno cose interessanti. Qui abbiamo un 12-1-5. Dobbiamo bandare un po' di cav in giro, in linea generale. Allora, create two unit, prendiamo due ussari e li mandiamo qua. Poi, create nuova unità, due ussari e li mandiamo qua. Due ussari. E li mandiamo a Bolzano. Facciamo un po' di cav, ragazzi. No, tutti quanti, magari. Questi andate a Verona, voi.
Matan al-Sadak al-Khor. Ok, Inherit Lucca, a posto. Abbiamo ripreso anche Lucca e la nostra infamia. Merger G. Ok, la nostra infamia decade molto in fretta. Questi 16.000 uomini li mettiamo a fare Inherit Rebels. Dipende, sono eventi. Adesso vedi, l'ho già ripresi. Adesso riprovo a liberare qualcosina. Non la Lombardia, magari. E Lucca. E Modena. Vediamo se così. Vabbè, se poi non ritornano li attacco, a me non me ne frega niente. Però se posso fare un'altra Inherit e abbassare a 1,82, non me la ricordavo, questa cosa è presto fatta. Non capisco perché non posso dichiarare guerra. Non posso fare il Justify sugli ottomani. Boh. Ottomani che non sono neanche più grande potenza. Nemmeno. Non posso fare Justify War su nessuno, ragazzi. Very strange. Tanto abbiamo delle guerre. Svezia contro Finlandia, appoggiata dagli ottomani, dalla Russia e dal Montenegro. Questo è un 5-6-0, ok. Ok, adesso puntiamo al gas, ragazzi, eh. Puntiamo al gas. Abbiamo preso la tech giusta. Infiltrazione che ci dà. Tank experiment. Prendiamo subito. Facciamo le tech militari perché tra un po' inizieranno delle guerre devastanti e ci serve. La Slovenia non ce la riprendiamo, ragazzi, perché non si può fare. Il Belgio ci chiede l'alleanza, l'accettiamo. Ho detto un fronte antifrancese veramente potente. Questi non me la danno l'alleanza, chiaramente. Mi dite perché non posso fare i Justify? Ho 3 punti diplomatici. Vabbè. Ciao Greco. Mi sto innervosendo, eh. Se non posso fare i Justify, la questione è abbastanza complessa. Allora, 1,72 di infamia. Va bene, Inherit Modena, adesso Inherit, facciamo Inherit Lucca. Abbiamo fatto le porcate, le classiche porcate nostre. Pre-planned depot system, quindi non il gas, sfortunatamente per noi. Stiamo reclutando qualcosa. No, allora facciamo altri ussari. Altri 6 ussari e finiamo qui. No, non. Ah, la tregua con gli ottomani al 1908. C'hai ragione. La precedente. Mi sono dimenticato la grande guerra. C'hai ragione, c'hai ragione. C'abbiamo la tregua con gli ottomani. C'abbiamo la tregua un po' con tutti. Eccola qua. L'Italia fino al 1908. Quindi altri 2 anni e poi facciamo una bella guerra agli ottomani. Cominciamo a spostare le nostre truppe. Questi 18.000 stanno a posto. A posto. Sì, non me l'ero ricordato. La guerra è stata persa con l'umiliazione. Quindi sono riuscito soltanto a essere umiliato, fortunatamente. Spawnano un po' di ribelli. Attenzione, vediamo il Netherlands. Possiamo fare increase opinion e andare in friendly. Ah, beh, allora le Netherlands le metto subito. Facciamo un 3 per e le mettiamo subito in sfera, ragazzi. Velocizziamo la questione perché non sono in sfera di nessuno. Sono socialdemocratici, però l'Olanda mi piace. Alleato col Belgio e sfera olandese. Ci sta. Penso di poter vincere, sì. Adesso io attacco gli ottomani e poi la Francia. E come va? Me ne frega niente. Prima gli ottomani e poi la Francia. Ovviamente il nostro obiettivo è fare la Francia, prendere parte del territorio francese. Un po' lo diamo alla Germania. Poi volendo si può attaccare l'Austria. Poi la partita è finita, ragazzi. Credo che andrò da qualche altra parte. Forse in Malesia.
Non lo so, fammi pensare. Invece di se io l'attacco questi, l'Olanda con chi è alleata? Con nessuno. Se io faccio il justify. Su. Acquire state. E vado a prendermi. Ok, per l'Olanda ci devo pensare. Se attaccarla o metterla in sfera. Suez è italiana già, ragazzi. Da Suez poi si avanza verso il territorio ottomano. Poi l'Egitto non è più mia alleata nella mia sfera. Gas attack. Ciao ottomani, mi sa che gli ottomani ci salutano. Rialliamoci con l'Egitto. Eh sì, il verde sul verde, i colori sono un po'. Dovrei cercare una mod colorata. Insomma. Transport, 12 lightship e 121 heavy ship. Esatto, sono i bergamaschi che hanno costruito il canale. I vicentini ci hanno messo un po' di gatti, un po' così, insomma. E adesso che abbiamo il gas. Si può fare fregata, steam transport, ironclad. Possiamo costruire la battleship volendo, ragazzi. Attacche 51. Minchia. Facciamo una cruiser e una battleship proprio per aumentare la potenza della nostra flotta. Io sono un po'. Io gaso, ragazzi. Gaso tutti. Non mi interessa. L'Austria con chi è alleata? Con l'United Kingdom. La Francia con nessuno, così come l'Olanda. Cazzo, però l'Olanda, ragazzi. Cioè, se io vado a prendermi lo stato coloniale qua, ragazzi, è fatta, eh. Io vado a fare Blazing the Sun e mi vado a prendere la Dutch Easy. Il Giappone mi interesserebbe, ragazzi. Ciao Federico. Certo, porca troia. Attacca l'Olanda. Oh, i comunisti. Guarda i comunisti in Africa. Mamma mia. Allora, aspetti un attimo. Aspettate un attimo. Guarda questi comunisti. Aumentiamo la military spending. Anche perché prendiamo questi 30.000, questi 17.000, li mettiamo in anti-rebel appena sono pronti, così come gli anti-rebel che sono questi. Ok, e ci mettiamo anche questi 40.000. I commi. Vabbè, ma i commi li stupriamo. Ma quanto mi costa di sto? Facciamo solo la cruiser, va bene. Bisogna espandere i porti. Bisogna espandere i porti. Ho perso Aosta? Ah, sicuramente avevo reclutato. Bisogna fare qualche porto in più. Allora, vediamo subito. I Clippers pure. Ok, adesso sto pistando i comunisti. Sono tanti in Africa, eh. Non so pochi. A questo punto dobbiamo pistarli e poi andranno in automatico. Che dobbiamo fare? Sono proprio dei parassiti, oh. Mamma mia. Decido di fare guerre. Senti, io faccio il justify a place in the sun e via. Attacco l'Olanda. Cracovia mi offre l'alleanza, non la voglio.
Anche i tedeschi hanno i comunisti, comunismo un po' dappertutto, però io purtroppo ho le colonie, quindi ci vorrà un bel po' per liberarsi di questi fecci. Arena anche i fascisti? Vedremo. Mamma mia! Ciao Dictator Lawrence! Sì, ci sta il grande Fresk. Il Fresk ci sta, ragazzi. Abbiamo fatto la nostra prima cruiser che va a integrarsi con la flotta. Continuiamo a vincere battaglie. Perdiamo prestigio, purtroppo. L'Olanda ci chiede l'alleanza. Forse non ha capito l'Olanda che adesso noi l'attacchiamo. Ci ha scoperto 6 di infamia. Ma vabbè, ce ne abbiamo solo 7. Dobbiamo anche attaccare Sokoto. Ok, infiltration presa. Vediamo un po' nevi adesso, ragazzi. Perché bisogna prendere un po' di roba. No, però l'industria pure. Che ti manca? L'elettrica va bene. Prendiamo XC Battle Fleet. Vabbè, ma i fascisti, ragazzi. Boh. Mannaggia i comunisti. Questi saranno l'armata coloniale dei piratini che andranno a menare gli olandesi nelle Dutch East Indies. L'armata dei piratini. Bisogna fare un po' di transport. Allora, leggiamo un po' di commenti. La politica è sempre destra liberale. Adesso c'è una rivoluzione comunista che sta per essere soppressa dai nostri cari eserciti. Continuiamo a macinare i comunisti. E poi, appena possibile, attaccheremo. No, perché vanno in India, non vanno in Africa, Cox. I 45.000. Vediamo quanti ne carica. Tutti a posto. Mentre quest'altro sono la non armata. Allora servono due ussari. E tre li portiamo qua. Ok. Ma noi abbiamo fatto lo Strobol, abbiamo deciso per i liberali, ragazzi, non per i fascisti, quindi l'abbiamo liberata l'Africa? No, mancano ancora un po' di ribelli qua a sud, che adesso andiamo a macinare, voi ritornate qua semplicemente. L'Olanda c'ha qua, c'ha l'Orange, con tutta probabilità. Liberiamo dall'assedio, poi veniamo un po' di ribelli. Facciamo un po' di roba. Ah, eccola qua. Mamma mia. Abbiamo il casus belli. Qui che c'è? Rebels a Lucca. Va bene. Così faccio l'inerit. Allora, vediamo un po'. Il Brasile. Qua, cosa prendo, ragazzi? La parte questa di Sumatra? O Singapore, Kuala Lumpur, sta roba qua. Consigliatemi. O prendo tutto. Cioè, prendo tutta questa parte e poi continuo l'espansione verso il Siam e il Brunei. Non lo so. Pertanto, che abbiamo risolto queste questioni,
ci fa fare. Abbiamo la Drus. Allora, dice Singapore secondo il polo. Le risorse però spawnano diverse. Vediamo un po' le risorse. Allora, qui a Singapore abbiamo metalli preziosi, legno, metalli preziosi, rubber, ragazzi, tanta rubber, l'olio, ma c'è l'olio, ok. Questo è, prendo Sumatra e la Dutch Malaysia. Sumatra e Dutch Malaysia al 100%. Allora, prima Sumatra e poi aumentiamo. Vediamo un po'. Germania accetta, USA accetta, non accettano tutti. No, però c'è la tregua. Questi non accettano. Aspettiamo che finisce la tregua per sicurezza e poi attacchiamo. Che cavolo ci frega. I comunisti sono anche in Francia, comunque, tra le altre cose. Senti. Faccio prima io, ovviamente. Extravergine d'oliva, sì. Siamo secondi in prestigio e la questione non mi piace. Sì, aspetto che finisce la truce e poi ci vado. Cioè, una roba leggera. Almeno la Germania pensa qua, io vado là. Facciamo altri Clippers. Espandiamo le naval base. Guarda che come socialisti. Elezioni. Aumentiamo un po' la speed e così andiamo subito in guerra contro l'Olanda. Aspetta che devo rispondere a un messaggio. Ho risolto qua giù la partita con i comunisti, sì. I comunisti sono stati sradicati. Proprio sradicati. Vediamo un po'. Cittadinanza, a posto. Vabbè, ribelli Spagna. Elezioni. Sì, c'è ragione. Dovrebbe vincere la destra liberale, eh? Allora, vediamo un po'. Population. Partito Popolare, Partito Repubblicano. Buon macello. Sì, sono anche morti di fame in Africa, i comunisti, quindi zero problemi proprio. Ma io a questo punto direi che questi. Sì, basta. Protettive, magari salvaguardiamo. Intanto spostiamo le navi qua. Ci piacciono di più. L'espedizione Antartica. Diamo un po' di soldi e facciamo questa spedizione, semplicemente.
No, mi sa che ho fatto qualche stronzata con Lucca. I ribelli. Mamma mia, devo attaccare Lucca. Non pensavo che vincessero contro i ribelli. Allora, a questo punto io direi. Vabbè, casus belli sullo Yemen. Upper House. I fascisti sono al 5%, ragazzi. Ah, Tunguska, quindi il meteorite di Tunguska. Destra liberale ancora al potere. Allora, vediamo un po'. In culture. Mass politica, diventiamo ovviamente vicino al fascismo. Prendiamoci un po' di prestigio, va. Così torniamo primi in prestigio. Le trivellazioni arriveranno, ragazzi. Le porteremo su. Alleanza con l'United Kingdom ci piace. Le porteremo su queste trivellazioni e faremo le porcate. Allora, vediamo l'Holland, che è praticamente assediata, non è in guerra, la Trusse fino al 2 novembre 1908. Ci siamo quasi. Compenso a pezzo Luca. Ventidue di infamia per Lucca, per carità. Riportiamoci le sfere a questo punto. Sì, no, ma disbando gli Stati Uniti, ragazzi, eh. Cioè adesso aumento l'opinion degli inglesi, poi disbando l'alleanza con gli Stati Uniti, lo so. Eccole qua, le mie navi sono pronte a far sbarcare la gente da queste parti. Manca poco, manca qualche mese alla guerra che ci consentirà di andarci a prendere un po' di petrolio. Ciao dictator, prepara bene, ricordiamoci ragazzi, questa sera la live della Cold War. Vabbè, siamo friendly. E la Svezia pure. Che opinion. Andiamo a friendly. Portiamo un po' di roba in sfera. Ma mettiamo anche le relazioni un po' con tutti. Ci sta. Facciamo anche qua perché ci serve adesso un po' di nave in più. Nelson Machiavellico. No, gli USA adesso è presto, ragazzi. Cioè, prima devo pensare ad altre guerre. Oh, sono ricco come la merda. Adesso a poco. Mamma mia. Che il Belgio poi è mio alleato. Work harder, please. Vabbè, queste mo le faccio tutte insieme. Perché sono easy e veloci. Ah, la Svizzera non è più nella nostra sfera. Però ce lo deve dire. Io me le scordo queste cose, cavolo. Aggiungiamo subito, ok, ottobre 24, siamo quasi pronti alla guerra. Aumentiamo ancora le relazioni e portiamo appena arriviamo a 175 e disbandiamo l'alleanza con gli Stati Uniti.
Why? Perché il mondo ce l'ha con me. Anarco-liberali, ragazzi. Novembre 5, 6, 7, 8. Mi sembra che era l'8, il giorno giusto per attaccare loro. No, ho perso il Justify. Secondo me era buggato comunque. Allora, la Svezia possiamo darla alla sfera di influenza. L'Olanda non ce ne frega niente, la Svizzera. Tunisi in sfera. Lucca, facciamo increase. Gli investimenti nei paesi alleati me li sono scordati. Ma ne facciamo qualcuno, vediamo un po'. Meniamo questi. La Svizzera più che altro mi interessava. No, tutto a posto. Abbiamo investito qualcosina, ma niente di che. Nella Spagna. Riapriamo un po' di fabbrica a questi spagnoli. Poi gli costruiamo una fabbrica luxury e una di small arm. Ok. E poi ci pensiamo. L'alleanza da Lucca ce la prendiamo. La tecnologia che ricercheremo adesso sarà commerciale e sarà l'intervenzionismo del governo. Ah sì, bisogna costruire anche un mobilificio in Svezia. C'hai ragione, Daniele. Ci sta, le ferrovie non me ne frega niente di farle alla Spagna. Semplicemente. Allora, vediamo un po'. In Svezia dobbiamo costruirgli il mobilificio. Dov'è? Furniture factories. Vai. Legge o flex, esatto. A proposito delle nostre factories, ragazzi, adesso che ci sto pensando, noi abbiamo bisogno degli aerei. So, in Lazio, ok, li abbiamo menati tutti. Questi penso mancherà un pezzico. Ma i comunisti socialisti io non li voglio proprio. Il 30. Upper House Rearrangement. Da quando io sono alleato con l'Olanda? Alla Truss. Mamma mia. Sì, i biplanini li faccio, eh. I biplani li faccio, ragazzi, non vi preoccupate. Montenegro me la prendo l'alleanza. Siamo un'alleanza storica con il Montenegro. Ok, Parma è tornata core. Oh no, la Francia non te lo do il military access. Prendiamo un po' di liberali. La Francia dovrebbe essere in guerra contro la Grecia. Vabbè. Ai francesi piace fare queste guerre del cazzetto, ragazzi. Sì, prima o poi attaccherò Lucca e Slovenia. Prima mi concentro sull'Olanda, però. E dobbiamo prendere questi due territori. Bam!
Allora, pace. Place in the sun, Sumatra. Non accetta nessuno. Quindi non chiamiamo gli alleati e andiamo in guerra. Sperando che nessuno entri. Questi dovrebbero essere abbastanza sufficienti, secondo me. Poi, tra le altre cose, per andare in Olanda. Penso che questi basta ne avanzano. Sì, vabbè, la Francia è in guerra contro la Grecia. Probabilmente se adesso aderò alla sfera Lucca. In Emilia ho bisogno di gente, intanto togliamo Clerks. E Clerks. Occupiamo l'Olanda, 20.000 uomini che adesso stupreremo, grazie al gas. Mettiamo Lucca nella sfera. Poi, falle ste fabbriche. Che cosa dovevo fare, ragazzi? Avevo pensato una cosa. L'11 giugno 1909 posso aggiungere il war goal che mi interessa. Tank factories. Tank factories, queste ci interessano particolarmente invece in Sardegna, in Sud Tirol, in Sicilia, in Istria. Devono farle le tank factories. Quindi le facessero. I telefoni li ho costruiti già, raga. Senti, io ci mando anche questi 42 pollastri. Aspetta, decision. Corsica corre, ragazzi. Bene. Ah, dicevo, c'avevo una. No, il jingoismo! Ci serve il jingoismo per prendere un altro war goal. Maledizione. 6 di jingoismo ci serve. Perché ho fatto Place in the Sun. Senti, io attacco. Sono curioso. Manco solo io non avevo il gas praticamente. Allora, ci serve il jingoismo. Sapete come promuovere un po' di jingoismo in più, ragazzi?
Da qua non si può. Ah, tra parentesi qua li ho battuti, eh. Chiaramente. Non mi interessa. Per il momento. Il gianduiottismo. Jingoismo. Perdo soldi, chiaro, sono in guerra. Ma così tanti denari che... L'Italia più ricca della storia questa, eh. Lo so, solo con gli eventi delle elezioni, infatti. A me basta che mi fanno le fabbriche di tank. Lo so che i jingoisti sono OP, però. Non ci avevo ripensato, non pensavo che ce ne avevo così pochi. Comunque. Accetterebbero 5 c. No, stanno salendo, quindi aspetta. Adesso lo full occupo. Oddio, sta Svizzera. Oh. Lo so che i razionari, diventavo fascista, ero OP. Però ragazzi, senti, diventiamo fascisti. Ah, non sono fascisti reazionari? Male. Comunque adesso punterò pure a un reclutamento di massa gigantesco, ragazzi. Mo' finita questa guerra. Reazionari 2,29,30. Vediamo un po'. Ah, la ribellione dei boxer. No, non mi basta. Devo fare la pace. Sì, la variata di flotta, sì. E niente, dovremmo fare più guerre, ragazzi. Non credo riusciremo a inventarci qualcosa. A meno che non diventiamo reazionari. Di quanto aumenta?
Non sta aumentando. Sì, ma adesso la potenzio la flotta, ragazzi. Dopo no, che ho fatto? Ho chiuso tutte le fabbriche, per carità. Abbiamo full occupato l'Olanda. Io alla Cina l'ammazzo. No che. Certo, la Cina è alleata con la Germania, quindi. Vediamo un po' leggermente di prestigio. Allora, diciamo, la Germania io la devo rialzare, mi ricordavo bene. Ah, la Gran Britain. Ok, 165. Comunque, ragazzi, io direi che questo episodio termina qui. La prossima volta chiuderemo questa pace con l'Olanda, prendendoci Sumatra e poi ci mangeremo il resto. L'ho dovuta liberare per l'infamia, Lucca, se non erro, sì, che dovrò riattaccare. Tra parentesi. Comunque, abbiamo fatto bene questo episodio, ci siamo ripresi dalla guerra contro la Germania, siamo ridiventati alleati, adesso faremo un'alleanza con lo UK. Obiettivi per il prossimo episodio: Sumatra, l'Egitto, che attaccheremo sicuramente, anzi, incominciamo subito a fare il Justify. Sugli ottomani. Che sono alleati della Francia, ma a noi non ce ne frega niente perché poi portiamo la Germania dietro. Probabilmente. Probabilmente, quindi vedremo. In caso non attacco. Comunque, grazie come al solito per averci seguito, per avermi seguito. Nella prossima puntata vedremo altra guerra, come ci piace a noi. E l'appuntamento è, penso, sabato alla stessa ora alle 3. Oppure domani, vedremo, su RTV Channel, sia YouTube che Twitch. Ricordo i nostri appuntamenti di questa sera, Cold War su Europa Universalis 4. Vi invito anche a seguire le novità sul roleplay di Europa Universalis 4 che inizierà dopo questa Royal Rumble. E niente ragazzi, da Admiral Nelson è tutto, un saluto e arrivederci al prossimo episodio. Ciao ciccioli!